Benvenuti. In questo breve video volevamo aggiornarvi su un progetto europeo al quale il Comune di Cento sta partecipando come partner. Si tratta di un progetto finanziato dal programma Urba dell'Unione Europea che si chiama Active Citizenship, cittadinanza attiva. Lo scopo è quello di lavorare insieme ad altri comuni, come il nostro, in giro per tutta l'Europa, per costruire processi di cittadinanza attiva più partecipati, più aperti alla cittadinanza e più condivisi. Un obiettivo sicuramente molto ambizioso, ma vale la pena provarci. Io sono Francesco di Resistenza Terra. Come altre associazioni faccio parte del gruppo locale Centese che sta lavorando da qualche tempo a questo progetto. Oggi siamo qui per raccontarvi come ci immaginiamo il nostro comune fra 10 anni. La seconda visione del futuro che vogliamo proporvi riguarda la costruzione di processi decisionali condivisi con i cittadini, processi che riguardano l'allocazione del budget pubblico. Nel Comune di Cento del 2030, tali processi decisionali saranno interamente partecipati, ovviamente per quel che riguarda la parte di budget a disposizione. Una votazione libera del budget senza alcun tipo di percorso sarebbe pericolosa, oltre che infruttuosa. Pertanto, nel 2030 esisteranno gruppi di cittadini formati ed informati che contribuiranno alla decisione del budget attraverso il dialogo con le consulte civiche. Sarà proprio così. La pubblica amministrazione, le consulte civiche e i cittadini saranno coinvolti in un legame che li vedrà impegnati in percorsi di formazione e autoformazione. In particolare saranno tre gli ambiti di interesse di questi percorsi. Il primo riguarda la formazione rivolta alle consulte, per coinvolgere maggiormente i cittadini nei processi decisionali e partecipativi. Il secondo ambito concerne la formazione rivolta ai cittadini, su come attivare, coltivare, evolvere la partecipazione attiva e responsabile e più in particolare su come leggere meglio i processi decisionali e documentativi prodotti dalla pubblica amministrazione. Infine, una formazione rivolta alla pubblica amministrazione stessa, allo scopo di comunicare meglio con le consulte con i cittadini, al fine di avere non tanto più trasparenza, infatti tutte le informazioni sono già a disposizione, ma a volte sono un po' difficili da leggere o confuse, quindi avere più chiarezza e leggibilità. Speriamo che questa visione possa davvero realizzarsi. Ci sarà tanto da fare e il Comune di Cento dovrà impegnarsi molto, ma sarebbe davvero bellissimo questo 2030, vero? Il gruppo centese di Urbat è all'opera per realizzare passo a passo, nel proprio piccolo, questa visione. Se vuoi vedere le altre visioni che abbiamo sognato, guarda il link in descrizione. Metti mi piace nella pagina Facebook del Comune di Cento e consulta le pagine del sito riguardanti il progetto Urba. Se invece vuoi partecipare attivamente a questo progetto, scrivici. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione qui sotto.